prima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Chissà se una vittoria potrebbe rilanciare il Palermo verso la zona UEFA, perché non provarci? I rossanero sono davvero usciti dal tunnel della crisi? Domani contro la Regina al Granillo il Palermo scende in campo con questi interrogativi, una gara che i calabresi devono obbligatoriamente vincere se vogliono alimentare le speranze di restare in Serie A. Tanti ex, Lanzaro, Machingua, Modesto e Franco Brienza, uno che nel cuore ha ancora riflessi rossanero, uno che non scorderà mai l'esperienza vissuta in terra palermitana. Con il Cagliari è stata la gara della svolta, ci siamo rialzati, adesso ci prendiamo quello che verrà. Queste le parole di Giovanni Tedesco alle vigilia del match contro la Regina. In salvezza ancora bisogna fare 6 punti, però io ho sempre detto che la partita per noi fondamentale era quella col Cagliari. E la squadra l'ha vinta meritatamente, e ha fatto una grande partita a Milano. Abbiamo fatto bene con Livorno, però la partita, quella che ci poteva dare qualche preoccupazione in più, era quella col Cagliari. Se non riuscivamo a vincere quella gara, l'abbiamo vinta bene, adesso siamo un po' più tranquilli. Emozione e concentrazione sono queste le sensazioni di Franco Brienza in vista della gara di domani al Granillo contro il Palermo. Un po' emozionante, perché è una sensazione particolare, diversa, non mi capitava da anni, ecco, una cosa del genere. Quindi non pensavo anche che potesse accadere. Credo di no, oppure saranno in sostanza contenuta, cioè dipende anche dal momento, però penso di no per il rispetto comunque dei tifosi che dopo in tanti anni mi hanno voluto bene. Seduta di rifinitura allo stadio Renzo Barbera per il Palermo in vista della gara di domani al Granillo contro la Regina. Francesco Guidolin, a eccezione dello squalificato migliaccio dell'infortunato Capuano, potrà contare su tutti gli effettivi a sua disposizione. Il tecnico veneto domani manderà in porta Fontana, difesa 3 composta da Zaccardo, Barzagli e uno tra Rinaudo e Piava. Il palermitano, dopo l'ottima performance contro l'Empoli, sembra in vantaggio sull'ex Albino Leffe. A centrocampo Cassani e Balzaretti impiegati sulle corsie laterali, in mezzo Simplicio, Guane, Tedesco, in avanti torna Miccoli che farà coppia con Amaury. Anche la Regina questa mattina ha sostenuto la consueta seduta di rifinitura prepartita al centro sportivo Sant'Agata. Il tecnico amaranto Renzo Olivieri ha già deciso la formazione anti-Palermo. Tra i pali Campagnolo, difesa 3 composta da Aronica, Valdez e Lanzaro. Sulla linea mediana girano Costa, Cascione, Barreto e Cirillo. In avanti Brienza e Vigiana alle spalle di Amoruso. Sarà davanti di Barletta ad arbitrare la gara di domani del Granillo tra Regina e Palermo. Il fischietto pugliese, la 14ª gara nella Serie A nel corso della carriera, non ha mai diretto la Regina, ma ha incrociato una volta il Palermo in occasione della gara casalinga di campionato contro il Parma del 31 ottobre scorso, pareggiata 1-1. Per la nota agenzia di scommesse Cursa Bookmaker, la Regina è in lieve vantaggio sul Palermo nella gara di domenica pomeriggio al Granillo, valevole per la 26ª giornata di massima serie. Il successo dei rossonero è infatti quotato a 2.65, quello degli amaranto invece a 2.60, pareggio quotato a 3. Il matrimonio tra il Palermo e il portiere Alberto Fontana si allungherà di un altro anno. Martedì prossimo, infatti, l'estremo difensore rossanero dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club di Viale del Fante per un altro anno. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.